È stata una 3 giorni nel nome dell'arte e della natura, il primo weekend dell'edizione 2024 del Festival del Parco di Monza. Dalle mostre ai workshop, dagli itinerari sulle tracce del fu viceré Eugenio de Beauharnais o alla scoperta del parco, delle sue ville cascine, alle perle artistiche e industriali lungo il Lambro e al progetto di restauro di Cascina Pariana. Protagonista anche la musica, ad aprire il weekend, l'incontro tra arte e parole con il cantautore e musicista Omar Pedrini, assieme a Federico Scarioni e Davide Apollo. Anche in questa edizione un viaggio tra tanti generi musicali, dai tamburi giapponesi di Munedaiko al pianoforte di Davide Caldarone e Marco Meschida, dalla performance degli studenti del liceo musicale Zucchi all'allegro vivace di Matilde Pesenti e Gaia Luce Gervasini, fino al trio Michel Balatti, Tom Stern e Tola Casti. Spazio anche al laboratorio a tema natura di Felice Mariani, alla scoperta del mondo degli insetti con Maurizio Casiraghi e alla pedalata poetica con Gianluigi Gherzi, Marco Zungri e Ignazio Ciani. I libri sono amici, ti aspettano, a volte per anni, nelle pieghe di una libreria. Finale di weekend emozionante domenica pomeriggio al calar del sole. 1500 presenti ai Giardini Reali ad assistere alla magica esibizione en plein air della Sinfonia numero 9 per soli, coro e orchestra di Beethoven, con circa 100 musicisti guidati dal talentuoso direttore Enrico Saverio Pagano.